Ben arrivati o bentornati sul canale. Allora, ragazze, oggi, come avete letto dal titolo, metto già le mollettine, mi preparo. È un video dedicato. Questo è un video dedicato, diciamo, a come io faccio lo smokey eyes, quindi un classicone del make-up, però appunto ho messo come titolo smokey eyes per impedite, facile, qualcosa del genere. Avrò tirato fuori un titolo del genere. È un titolo un po', confesso, clickbait, nel senso, metto subito le carte in tavola. Io non sono una makeup artist, questo è il modo con cui io mi trovo bene, diciamo, a fare lo smoky. Quando lo faccio, spessissimo mi viene chiesto, o qua o su Instagram, Silvia, facci vedere come lo realizzi. Quindi, se tu sei una donna normale come me, nel senso normale, non makeup artist, non del mestiere, non super esperta, magari posso esserti utile, insomma, facendoti vedere come faccio io con pochi prodotti lo smoky. Inforco i miei occhiali e ti faccio vedere di che cosa avrai assolutamente bisogno. Assolutamente bisogno di un po' di pennelli, te lo dico perché senza pennelli non è possibile realizzare lo smoky. E nello specifico avrai bisogno di questo, un pennellino da applicazione, così praticamente a lingua di gatto piatto, grande, e uno piccolino, più piccolino. Avrai bisogno di un pennello da sfumatura medio e di un pennello da sfumatura molto più piccolino. Qua io uso sempre questo qua di Nabla, quindi come vedete uno un po' più grosso e uno un po' più piccolino. Poi appunto i due pennellini piatti, sempre uno un po' più grande e uno più piccolo, e poi un pennellino tipo questo, che diciamo potremmo chiamare a punta, a matita, come non so come esattamente si chiami, che può però anche essere sostituito, anzi io spesso mi trovo pure meglio, vediamo se riesco a trovarlo e farvelo vedere, da un pennellino come questo è di WeMakeup. Sono pennelli che amo molto. Su WeMakeup trovate degli ottimi pennelli, secondo me, che è un pennellino un po' come questi, vedete, come questi qua, ma ancora più corto, quindi un po' più rigido, che uso proprio per sfumare sotto la riga dell'occhio. Diciamo che questi più o meno sono i pennelli perfetti, a mio giudizio, per applicare i prodotti sull'occhio e fare un perfetto smokey eyes. Andando invece a vedere quali sono i prodotti che ci serviranno per realizzare lo smokey, vi serve assolutamente un matitone in crema. Questo assolutamente, che poi sia formato come questo, diciamo che questo è quello che uso attualmente. Quelli che consiglio, quelli di Nabla, i Cupizarro, sono perfetti. Quindi matitoni tipo questi che hanno praticamente il meccanismo automatico, viene fuori la mina cremosa e voi li spalmate. Però nulla osta che possano essere anche in vasettino così. Questo è un blush, ma la forma, diciamo, è questa, e voi andate a prelevare dall'interno del vasettino il prodotto cremoso e lo spalmiate sull'occhio. Non è importante, l'importante è che voi abbiate un prodotto cremoso con cui fare la base, se no lo smokey vi farà macchia dappertutto, le polveri non aderiranno bene, non è possibile, secondo me, fare uno smokey senza il prodotto in crema. Poi andremo a vedere nello specifico cosa uso e vi lascio comunque in info box il link dei prodotti specifici che vi consiglio, che ho utilizzato in questo tutorial. Tutorial, lasciatemelo dire senza attaccarvi troppo alle parole, lo ribadisco, non sono una makeup artist, è giusto quello che faccio io e spero che vi sia utile. Poi avete bisogno di quantomeno una matita. Nel mio caso, a me piace che sia un pochino più scura, del marrone classico castagna, quindi quasi tendente al nero, quel marrone tra il castagna e l'ebano, il nero, perché a me personalmente non piace utilizzare il nero come matita all'interno dell'occhio, perché lo trovo troppo
troppo, che segni troppo, che dà troppa pesantezza al make-up. D'altronde io ho 52 anni, se siete magari più giovani di me, avete un viso più fresco del mio, magari insomma vi trovate ancora bene col nero. Io ho da un po' di anni, diciamo, skippato le mie preferenze verso i marroni, anche magari intensi, ma ho un pochino abbandonato i neri. Nel mio caso uso questa matita molto scura di Charlotte Tilbury, ma poi ci arriviamo. Opzionale, perché è più comodo, diciamo, utilizzarla nella parte inferiore dell'occhio, una matita marrone del classico, diciamo, castagna, lo stesso che utilizzerete per la parte cremosa da mettere sopra l'occhio, ma nulla osta che voi, aiutandovi con il pennellino che vi ho fatto vedere prima, preleviate il prodotto direttamente dallo stick e andiate a fare lo stesso lavoro che fareste con la matita grazie al pennellino e al matitone. Quindi opzionale la matita marrone. Ovviamente del mascara nero, nero nerissimo, e poi una palette sui toni del marrone, quindi una palette naturale dove ci sia però un nero, un marrone medio, un marrone chiaro e un marrone scuro. Diciamo, questi sono più o meno i colori su cui andremo a orientarci, e la mia preferita in assoluto per fare questo tipo di make-up è la In My Birthday Suit di Mulac, che trovate su Pinalli. Spesso appunto mi avete chiesto consigli, secondo me questa è una palette meravigliosa per chi non si trucca tantissimo e vuole fare qualsiasi tipo di trucco, da quelli di tutti i giorni leggerissimi a quelli intensi come gli smoky, a qualcosa di più glamour, perché ha varie tonalità, come vedete, di metallizzato, brillantinato, qualcosa di un po' più colorato, perché questo è sul bronzo, questo è sull'oro, questo è sul malva, questo qua è un oro rosato, questo qua è un oro più freddo, insomma c'è un po' di tutto, e quindi potete anche fare dei look con qualche brillantino che non guasta. Detto questo, direi che abbiamo tutto il necessario, e un'altra cosa opzionale è un bronzer. Un bronzer che ci servirà sempre per iniziare a dare forma al nostro make-up occhi. Io utilizzo questo di Mesauda che si chiama Viva Bronze Terra Compatta Bahamas 206, credo che anche questo si trovi su Pinalli, se non sto ricordando male. Queste sono le cose necessarie per lo smoky, non vi sto a dire quelle per la base, lì insomma un altro capitolo a parte. Oggi ci concentriamo appunto sugli occhi, farò ovviamente anche la base, nel mio caso la faccio dopo aver realizzato il make up occhi, perché non sono così brava da non fare fallout, cioè da non far cadere un po' di polvere in questa zona, mi capita, e quindi per questo motivo da tantissimi anni ormai faccio sempre la base dopo che ho truccato gli occhi, mi piace molto molto di più. Anni fa invece ero completamente all'opposto, iniziavo facendo la base e poi facevo gli occhi, non riuscivo a fare altrimenti. Tu fai come meglio, diciamo, ti senti, questo è il mio consiglio, perché secondo me se poi sporcate qua sotto, andare a sistemare la base è veramente un casino con ombretti così scuri. Ultimo consiglio e poi iniziamo, mi raccomando, idrata molto 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 bene la tua pelle, soprattutto se sei anta come me. Io nel mio caso, forse l'ho detto, sono over 50, quindi la pelle tende a seccarsi, il contorno occhi è ovviamente molto bisognoso di un buon contorno occhi e di una buona crema. Io nel mio caso ovviamente ho già proceduto e sono andata con due prodotti che amo tantissimo, come sapete se mi seguite, se non mi seguite ve lo dico in questo momento, collaboro con questo brand che mi amo, e quindi ho utilizzato la Restructuring Cream 24 ore e il loro contorno occhi. Se volete acquistare su Miamo, in tutti i miei video trovate nell'info box il codice sconto che per tutto l'anno vi permette di acquistare con ben il 20% di sconto. Il codice è Silvia20, sempre valido, lo potete utilizzare in qualsiasi momento e avrete automaticamente nel sito, mettendo il codice, il 20% di sconto. Mi raccomando, è molto importante
idratare molto molto bene il contorno occhi, perché in trucchi come questo è fondamentale andare a poi coprire bene le occhiaie con un po' di correttore, e quindi il correttore non deve segnare, non deve incartapecorire il nostro contorno occhi, perché già lo smokey eyes è un trucco che tende ovviamente a appesantire, quindi magari evitate di farlo nelle serate in cui siete molto stanche. Cioè, se siete molto stanche e vi vedete il viso molto segnato, quella sera secondo me sarebbe meglio optare, se come me siete over, diciamo, per un altro tipo di make up che vi renderà più fresche e più carine. Anche se lo smokey ha sempre quel suo fascino misterioso, insomma, secondo me è molto sexy, e quindi è sempre un trucco vincente, diciamo, però ecco alcune problematiche. Iniziamo subito, ragazze, con appunto la base cremosa. Come vi dicevo, la mia base cremosa preferita è il Nabla Cupid's Arrow, lo trovate da Sephora, non è un matitone che costa tanto, dura parecchio, e io però l'ho terminato, ce l'ho qui per farvelo vedere. Quello che vi consiglio è il numero 2, perché hanno vari tipi di marrone, ma il numero 2 è quello perfetto. In questo momento non l'ho riacquistato perché ho parecchi matitoni marrone da terminare. Ad esempio, stavo dando fondo a questo di Bobbi Brown, che nasce così proprio piccolino, ma anche qua ne ho veramente pochissimo, oppure questo, uso questo di RVB Lab, che dovrebbe essere un brand creato da Diego Della Palma, che viene venduto nelle farmacie, ma l'ho visto anche su Amazon, e nel caso appunto fate riferimento all'info box per tutti quanti i suggerimenti che vi do. Quindi oggi vado a utilizzare questo di RVB Lab. Vi dico già subito che non dovete andare a mettere il matitone fino alla piega dell'occhio. Allora, ho zoomato, così andiamo a iniziare. Io prendo il matitone e vado praticamente a applicarlo nella palpebra mobile, ma ragazze, non fino alla piega dell'occhio. Questo perché ci serve praticamente tenere un piccolo spazio di un centimetro, insomma qualche millimetro spazio rispetto appunto di distanza, ecco, rispetto alla piega, perché praticamente noi adesso pian pianino andremo a sfumare con il nostro pennello a lingua di gatto la parte cremosa, così, con questo in pratica, e ci muoveremo quindi con piccoli tocchi fin verso il punto dove vogliamo arrivare, che è appunto la nostra piega. E se noi avessimo applicato il prodotto fin sopra la piega, finiremmo per arrivare con la sfumatura molto più in alto della piega, perché come vedrete il colore adesso si espanderà, andrà appunto verso l'alto. Vedete, io faccio piccoli tocchi così e sfumo il colore andando pian pianino, vedete, verso la piega, con dei piccoli tocchi in questo modo. Vedete che si sta sfumando, e praticamente sono arrivata alla piega dell'occhio. Con l'aiuto del pennellino, quello un po' più piccolino, vado praticamente, che pulisco perché non è perfettamente pulito, vado a prelevare un pochino di prodotto direttamente dal matitone, chiamatelo come volete, e vado qua all'inizio dell'occhio, perché sennò questo è troppo grosso e mi sborda e mi va proprio lì nell'inizio dell'angolo dell'occhio, e se sborda troppo fa un effetto bruttissimo, perché ci dà un effetto molto molto appesantito al make up. Quindi fate attenzione, utilizzate anche il pennellino piccolino e vedrete che il colore del matitone si va a attenuare parecchio, quindi voi lo riapplicate tenendovi sempre piuttosto vicine però alla rima palpebrale. Quindi non arrivate fin su col colore, questo è molto importante. E poi sempre con il nostro pennello andiamo a dare piccoli tocchi per sfumare, in modo da creare una bella base cremosa molto uniforme. Ci vuole pazienza, perché in questo frangente qua dobbiamo semplicemente stare lì a
sfumare il prodotto pian pianino senza esagerare, perché si fa sempre in tempo ad aggiungere ma non si può togliere, quindi se esageriamo diventa un paciugo inguardabile. Ok, adesso facciamo anche l'altro occhio. Mi raccomando, non fate l'applicazione su entrambi e poi iniziate a sfumarne uno, perché nel frattempo l'altro si secca. Quindi io adesso con pazienza continuo appunto a sfumare il mio occhio. Se necessario, se vedo ancora dei buchini dove non è uniforme, aggiungo prodotto. E nell'aggiungere prodotto sfumo, faccio anche l'altro e torno. A questo punto, con il mio pennello grosso da sfumatura, vado a prendere il bronzer. Mi raccomando, io suggerisco un bronzer che non sia non abbia brillini, non abbia glitterini, non sia satinato, ma che sia assolutamente opaco. Il bronzer infatti ha la caratteristica, rispetto all'ombretto, di scrivere meno, di essere molto 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 più blando come colore, la sua caratteristica, e quindi non fa macchia e vi aiuta tantissimo a sfumare il prodotto. Quindi, cercando di fare un movimento molto leggero, quindi tendete a prendere il pennello alla fine e non così, perché così schiaccerete troppo, errore che ovviamente facciamo tutte noi, però guardando i tutorial delle makeup artist tutte suggeriscono appunto di afferrare il pennello alla fine in modo da avere un tocco molto più leggero, e con pazienza andate a fare appunto i bordi del vostro makeup con la matita, andate a farlo diventare più morbido, quindi a sfumarlo banalmente con il vostro bronzer. Un po' di pazienza e via via via. Il pennellino più piccolino ci servirà appunto in questa zona, almeno per come è formata la mia palpebra, in cui devo avere più misura, diciamo, quindi devo stare con un pennellino un po' più piccolo per non arrivare tipo al ponte, alla gobbetta del mio naso, la gobbetta appunto, perché io ho la gobbetta, mentre per l'esterno mi trovo appunto meglio con questo. Dopo aver fatto questo lavoro, se notate, come sto notando io qua, un pochino di colore che è andato via e magari ci sono delle macchie, rimettetene pochino pochino, sempre stando vicino alle ciglia, e sempre con il vostro solito pennello andate a tamponare. Quando siete soddisfatte del risultato, guardate che differenza tra questo e questo, ovviamente passate all'altro occhio. Ok, quando sarete contente del risultato di sfumatura, sarà il momento di passare alla parte inferiore dell'occhio, sempre con i prodotti cremosi, quindi con il Kajal, e andare a mettere appunto la matita, quella più scura, quella vicino al color appunto nero, comunque io appunto, come vi ho detto, prediligo l'ebano, nella parte interna dell'occhio, che un pochino, come vedrete, tenderà a sbordare all'esterno, ma è quello che vogliamo, quindi andiamo a metterla nella rima interna. E come vedete, di proposito, non mi spingo fino all'interno dell'occhio, ma rimango, diciamo, dai due terzi verso l'esterno. Con la matita, quella un pochino più chiara di questa, ma non è indispensabile perché potreste utilizzare sempre questa se volete, se non avete appunto la matita, utilizzate sempre il matitone, andate con quel pennellino, lo smudge in pratica, lo smudge brush, e andate a prelevare un pochino di colore e andate sotto. Tirando praticamente il colore fin verso l'angolo esterno, in modo da
dare allo sguardo il famoso aspetto felino. In questo modo avrete costruito perfettamente tutta la base del vostro smokey eyes. Se ve la sentite, se non vi dà fastidio, se vi piace, potete metterlo anche nella rima superiore. Parlo del Cajal, quello più scuro. Siamo arrivati alla nostra palettina, dove andremo a prendere il marrone scuro, proprio il castagna. Vedete questo qua, quindi questo è un nero, questo è il castagna e questo è il colore che eventualmente, per esempio, potreste usare al posto del bronzer, o questo, o questo. Io mi trovo molto bene col bronzer perché è meno pigmentato e quindi mi sembra che faccia meno macchia, ma ripeto, se lo prendete con molto criterio, cioè prendendone poco, va benissimo anche il colore medio. Diciamo che quelli necessari per fare lo smokey sono il nero, il marrone castagna è un colore appunto medio, che può essere il bronzer o l'ombretto. Adesso quindi andiamo a prendere il colore castagna, che in questa palettina si chiama Hot Choc, quindi proprio cioccolato, e lo andiamo a posizionare su tutta la nostra palpebra e vedrete come in questo caso, dopo aver fatto la base appunto color cioccolato cremosa, il colore si attaccherà benissimo proprio con una diversa con un diverso grip che se non aveste messo tutto direttamente sulla palpebra mobile. Molti dicono vabbè, ma ci metto del correttore. Sì, ma il correttore, non essendo ovviamente del colore dell'ombretto, non vi darà mai una base che vi dà un colore così pieno e quindi così adatto allo smokey. Mentre se voi andate già a lavorare con un prodotto cremoso, appunto colorato sempre del marrone, che poi andrete a utilizzare, il risultato sarà molto più intenso e più duraturo. Quindi andate, vedete, così semplicemente a mettere poco prodotto, non esagerate neanche qua, e poi con il vostro pennellino, quello piccolino, andate praticamente a fare questo piccolo lavoro di precisione perché si fonda con quello che avete fatto prima col bronzer, ok? Piccoli tocchi, sempre piccoli tocchi. Se necessario, riprendete il vostro pennello di prima, scaricate magari anche dal colore e aiutatevi nella parte superiore a sfumare ancora senza aggiungere colore e fate un po' questo lavoro di controllare bene che sia tutto sfumato, che ci sia una gradualità. Punto con lo smudge brush, quindi quello così piccolino che abbiamo usato prima per mettere sotto il colore marrone fuori dalla piega utilizzando sempre la stessa matitona, vado a prendere il colore medio in questo caso, ok, e vado a sfumare qua sotto. La polvere fisserà la matita, il prodotto cremoso, il matitone, e inoltre ovviamente andremo anche a sfumare, ad ammorbidire i bordi rendendoli meno netti. Personalmente a questo punto mi piace aggiungere un pizzico di nero, quindi con estrema delicatezza col pennello piccolo da sfumatura vado a prendere pochissimo nero e vado a posizionarlo nella parte esterna dell'occhio. E anche qui, come detto prima, piuttosto vado a ripucciare il pennello e a rintingerlo appunto sul colore per rendere man mano più intenso il nero, perché se ne mettiamo troppo possiamo fare dei disastri. Con un
un pennellino da sfumatura ancora più piccolo di quello che ho utilizzato, vado sotto e sfumo ancora. Quando siamo contente del risultato, vi consiglio di andare a prendere un fazzolettino o un pezzettino di cotone, uno struccante, e se avete dei residui, come li ho io, di prodotti sotto gli occhi, dovete andare a ripulire la vostra base, cioè la vostra pelle, perché la base, nel mio caso appunto, non l'abbiamo ancora fatta. Io spero che neanche voi, se siete un po' dilettanti come me, spero che neanche voi l'abbiate fatta, perché vedete che di roba ce n'è. Vedete che c'era della roba, questa roba poi vi resta lì a fare macchia e a rendere visibile l'occhiaia. Siccome lo struccante bifasico è ovviamente molto oleoso, vado a rimuovere un po' i residui di oleosità con un pochino di tonico. Sto usando questo all'aloe di Equilibra, che tengo sempre a portata di mano un po' per queste cose, diciamo, in zona make up, ecco, più che utilizzarlo per la mia skincare quotidiana, lo uso proprio per questi frangenti, per esempio anche per rimuovere residui di maschere dal viso, ecco. Quindi vado a levare l'oleosità e magari a mettere un pochino di contorno occhi. Non sempre lo faccio, dipende da quanto sono maldestra, e oggi, siccome un pochino, come avete visto, mi sono sporcata, rimetto un pochino di contorno occhi, perché sennò quando vado a fare la mia base, insomma, tira troppo, perché giustamente ho deterso di nuovo la zona e ho bisogno di reidratarla. Prima di procedere con la base, vado col mascara. Mi sto trovando da Dio con questo, che è il Bambi Oversize Eye, che ho ripreso dopo averlo acquistato da qualche parte, tipo credo in qualche market. L'ho ripreso su Amazon perché ho visto che c'è, quindi mi trovo molto bene. Ho tanti mascara, ma questo mi piace parecchio, quindi adesso vado ad applicarlo in maniera molto intensa, perché secondo me lo smokey eye richiede appunto un mascara bello intenso. Mi piacciono le ciglia ben separate, allungate, ma proprio l'essenziale è che siano molto molto ben separate. Non mi piacciono i grumi e le ciglia accorpate in due o tre peli tutti insieme, se non di più, a fare delle ciglia grosse, 4-5 peli, diciamo, formati da più peli ciascuno. No, mi piace, ogni pelo deve essere separato dall'altro, molto ben delineato. Con un trucco così scuro è difficile vedere bene l'effetto che fa un mascara, però vi assicuro che l'effetto di questo mascara è esattamente quello che vi ho descritto, perché io cestino senza appello mascara che non abbiano questo effetto. Infatti da poco vi ho bocciato uno degli ultimi usciti in casa Too Faced, che fa proprio l'effetto di raggrumare le ciglia, e per me, se non separi le ciglia, non sei un buon mascara. Indispensabile con un trucco così strutturato fare una base assolutamente ben fatta, insomma una bella base, perché sennò, come vedete, tutte le discromie del volto, lo scuro dell'occhiaia che possiamo avere, le eventuali macchiettine e discromie vengono proprio fuori, il viso appare molto stanco e lo smokey, anziché renderci più belle, ci rende stanche e sbattute. Quindi vediamo la differenza, perché fra poco metterò subito la clip del trucco completato con la base fatta. La differenza è tanta. Ecco qua, questo è il risultato con la base terminata. E secondo me, vabbè, è tutta un'altra roba, perché ovviamente il viso risulta molto più omogeneo. Stavo tirando giù tutto, e ovviamente gli occhi risaltano senza però mettere in evidenza occhiaie o discromie. Ho utilizzato un rossetto nude, che secondo me è la morte sua, cioè proprio il look smokey eye, secondo me chiama assolutamente un rossetto nude. Ho visto a volte portarlo anche con rossetti rossi molto accesi, però secondo me dopo una certa età l'abbinamento occhio scuro e bocca in primo piano
lontano diventa molto pericoloso e quindi io preferisco sempre fare o l'uno o l'altro, quindi se ho la bocca in primo piano gli occhi sono sicuramente un po' più in sottotono, diciamo, un po' più tranquilli e viceversa in questo caso. Quindi per me il look migliore per gli smokey eyes è appunto la bocca nude. Spero davvero di essere stata chiara, perché non essendo una makeup artist potrei non essermi espressa nel migliore dei modi. Non è assolutamente detto che questo sia il miglior modo per fare lo smokey eyes, né quello più corretto, è semplicemente quello che uso io e che qua mi andava di condividere con tutte voi. Vi ho dato qualche trucchetto che forse appunto per noi over 40, 50 eccetera, io sono over 50, però ripeto, per tutte le ragazze diciamo non più ventenni, trentenni è utile, perché secondo me appunto per esempio il idratare molto bene la pelle alla nostra età è assolutamente imprescindibile, così come appunto utilizzare la base cremosa secondo me fa attaccare meglio, però forse quello è un trucchetto valido a tutte le età, non so, io un po' credo di aver fatto quello che per me funziona molto bene alla mia età per come diciamo lavoro io sui miei occhi. Spero di rivedervi presto in un prossimo video. Se questo vi è piaciuto potete supportare il mio canale iscrivendovi, attivando la campanella, lasciando un like al video, ma soprattutto tornandomi a trovare per prossimi video. E mi raccomando, se avete qualsiasi suggerimento o richiesta per un prossimo video del come si fa qualcosa, e magari è un qualcosa che a voi non riesce, magari chiedetemelo, perché magari io ho un mio metodo per fare quel qualcosa che magari può svoltarvi. Io tantissimo cose le ho imparate a mia volta cercando, come altre donne normali come me o anche makeup artist o comunque esperti del settore, insomma sono andata a vedere come loro facevano quella cosa e poi ne ho tratto un mio metodo, e quindi questo canale un po' è questa diciamo condivisione con voi dei miei piccoli segreti, dei miei piccoli trucchi, e quindi vi aspetto qua con qualsiasi tipo di domanda, qualsiasi tipo di richiesta. E se invece siete più bravi di me e avete suggerimenti per migliorare quello che ho fatto, assolutamente potete commentare e lasciarli, saranno utili a me e al resto della community. Un bacio e alla prossima, ciao!